L'idea di base è quella di ottimizzare costi e tempi associati al processo manifatturiero tramite simulazione, perché se io devo realizzare da un punto di vista fisico il manufatto, poi andare in laboratorio, testarlo, ovviamente questo ha un costo. Da un punto di vista virtuale, se io prima di acquistare il materiale, realizzare il manufatto, andare in laboratorio, testarlo, post processare i dati, che quindi include tutto un discorso di tempo macchina, tempo uomo e costi associati, riesco in qualche modo a, diciamo, fare una valutazione a monte di quello che è il comportamento in un ambito completamente simulato, virtuale, quindi riducendo tempi e costi, questo mi dà un vantaggio molto importante su tutta la filiera. Senti, e quali sono gli strumenti e a che cosa servono gli strumenti di simulazione numerica nel settore dei compositi? Sì, allora, in realtà quello che noi proponiamo da un punto di vista di simulazione dei materiali compositi è coprire un pochino tutta la scala, cioè partendo dalle proprietà meccaniche del materiale. Ovviamente un materiale composito può avere una certa complessità, per cui una determinata fibra con le sue proprietà, una matrice con le relative proprietà, quindi modellare da un punto di vista micromeccanico il comportamento del materiale, per poi dare a chi si occupa di simulazione FEM su componente, quindi virtualizzazione prodotto, sostanzialmente le armi per simulare in maniera adeguata il comportamento del materiale, prendendo in conto quello che è l'output di processo, simulazione di processo, per cui nel caso in cui io mi occupassi di stampaggio ad iniezione, stampaggio per compressione, ovviamente le mie fibre si andranno a disporre in un certo modo, in base alla forma geometrica del componente. Tutto questo mi permette di considerare quindi un qualcosa che è eterogeneo, spazialmente distribuito, per predire il comportamento meccanico in maniera adeguata del mio componente. Salvando cosa? Salvando ovviamente quantità di materiale, andando verso un discorso di lightweighting, quindi alleggerimento componente, ed essendo predittivo, cioè essendo certo che nel momento in cui io andrò in fase di produzione e testing del mio componente avrò la stessa risposta di quella che è stata la mia progettazione iniziale. E che risposta è, e soprattutto che livello di affidabilità ha queste risposte, questi risultati che avete? Abbiamo tantissimi esempi di studio, lavoriamo principalmente con quasi tutti gli OEM in ambito automotive, aerospaziale a livello mondiale, e a cascata con tutti quelli che sono i Tier 1, quindi chi si occupa di produzione e progettazione componentistica, e soprattutto i material supplier. Uno strumento come Digimat diventa fondamentale attraverso tutta la filiera. Viene utilizzato dai fornitori di materiale come strumento di supporto al loro cliente e poi in fase di progettazione, prototipazione e produzione componente per accorciare tutta la fase di sviluppo prodotto. Quali sono i prossimi passi in questo settore? Al lato vostro come... Sì, sicuramente oltre a ovviamente avere un aggiornamento continuo del prodotto, essere vicino al cliente da un punto di vista di risposta ai bisogni eccetera, quello verso cui stiamo andando in maniera molto importante è il tema nuovo sostanzialmente dell'industria manufatturiera, che è l'additive manufacturing, per cui abbiamo sviluppato recentemente un prodotto completamente dedicato a quella che è la stampa 3D per le plastiche e plastiche caricate, che diciamo strizza l'occhio appunto alla simulazione del processo realizzativo di stampa 3D, per cui permette di importare sostanzialmente la geometria, quindi la matematica del componente, e simulare il processo prima di effettivamente entrare in stampa.